Le 18 e 42 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, Radio 1, 335-699-2949, SMS, WhatsApp, messaggi vocali. Parliamo di lavoro, parliamo di morti sul lavoro, ne parliamo con un punto di vista, con un angolo di indagine un po' diverso dal solito, meno burocratico, meno da contabilità, più umano direi, più da storie, e forse è necessario farlo perché altrimenti le morti sul lavoro diventano un elenco freddo, drammatico, trattato o con distacco, o con noia, o con retorica, e il tema non emerge nel dibattito pubblico, non fa presa, sembra una cosa normale, un conto da pagare. Io ho sempre questa impressione che non scuota più di tanto, nonostante poi noi giornalisti, conduttori, coloro che si chiamano sui giornali assumano dei toni preoccupati, di circostanza, ma poi questa cosa non agita a sufficienza le coscienze. Ne parliamo con Marco Patucchi, che è un giornalista economico di Repubblica, che ha scritto questo libro, Morire di lavoro, le storie dietro i numeri di una tragedia italiana. È questo che mi ha incuriosito, appunto, che dietro quei numeri ci sono delle storie, ci sono delle persone che non sono più lì, che mancano, c'è cioè un vuoto nelle famiglie, negli affetti dei loro cari. Edito da Repubblica. Insomma, saluto Marco Patucchi, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera a tutti. Ecco, raccontaci che cos'è questo libro, come è venuto fuori. Io l'ho visto, l'ho letto, è un elenco di storie, ma raccontaci il suo senso vero. Sì, l'ho già detto in altre occasioni, questo libro nasce da una sorta di mea culpa. Tu accennavi al fatto che l'informazione è molto presente su questo tema, però in realtà è presente con un andamento carsico, definiamolo così, nel senso che quando ci sono grandi tragedie o per il numero di vittime nello stesso giorno o perché personaggi che colpiscono l'immaginario, ricordiamo tutti la povera Luana D'Orazio, la ragazza madre certo, morta nell'azienda tessile in Toscana, incastrata allora, in un telaio, sì. Esatto, ecco lì si accendono i riflettori dell'informazione, grande attenzione, parte quella che io definisco l'indignazione del giorno dopo, e cioè politica, istituzioni che si indignano, promettono e si impegnano di intervenire con la solita frase mai più, o altra frase fatta non si può morire così nel 2021 piuttosto che nel 2022. Ecco, poi i riflettori si rispengono, nonostante appunto questa emergenza sia un'emergenza quotidiana, no? Lo ricordavi anche tu, più che quotidiana. Sì, una media di 3 denunce di decessi sul lavoro al giorno arrivano all'INAIL, e consideriamo che quindi non ci stanno tutti i casi sommersi nel lavoro nero che non emergono chiaramente, quindi diciamo è un numero in difetto rispetto alla realtà, ma comunque al di là di questo si accendono i riflettori, poi anche l'informazione torna alla normalità di tutti i giorni. Se nello stesso giorno, ecco, faccio un esempio concreto, quando è accaduta la tragedia di Luana, il giorno dopo, così come il giorno prima, erano morti altre operai, altri lavoratori, e nessuno ha avuto l'attenzione che ha avuto Luana, sacrosanta e giusta, non voglio assolutamente fare confronti, e quindi si va in questa banalizzazione di questa emergenza. George Orwell, io lo ricordo nell'introduzione del libro, negli anni 30 fece un reportage sulla situazione, lo stato del lavoro nelle miniere inglesi, e a fronte di questo numero incredibile di morti, eravamo negli anni 30 ma purtroppo adesso nel resto del mondo, ma anche in Italia la situazione ancora è quella, di fronte a questo numero incredibile di morti, disse che ormai venivano affrontati come i morti di una guerra minore, di una guerra secondaria, quindi non seguiti, non facevano più effetto, no? E questo, ecco quello che dicevo, nasce da questo mea culpa che secondo me noi tutti nel mondo dell'informazione un pochetto dovremmo farlo. Noi dell'informazione, ad esempio, abbiamo creato questa definizione, le morti bianche. Ecco, io non ho mai capito le morti bianche. Purtroppo ha un significato inconscio per chi l'ha creato, per come è stata lanciata. È come dire che ci sono delle morti di serie B dove appunto si scolorano le responsabilità.
ci si alleggerisce la coscienza, perché una morte bianca è una morte forse meno grave, meno pesante. Perché non c'è, diciamo, la mano dell'assassino in vista, quindi c'è una morte casuale, anche, no? Certo. Io devo dire, io sono ancora più pignolo in questo, nell'uso delle parole, nelle definizioni, anche chiamarli incidenti sul lavoro alla fine è una forzatura, perché un incidente dà l'idea di qualcosa che succede appunto incidentalmente. Non so se l'hai scritto tu nel libro e nella prefazione, l'ho letto rapidamente, anche infortuni sul lavoro sono strani, no? Infortuni, come appunto sopravvivere a una giornata di lavoro fosse invece una fortuna. Sì, è Stefano Massini che nella sua bellissima introduzione, raccontando peraltro l'esperienza personale del nonno che era stato appunto un infortunato sul lavoro, lui era un ferroviere, e raccontava come in quella famiglia di tanti anni fa, quando lui era bambino, veniva considerato un incidente, l'incidente lo chiamavano, è come se fosse una cosa accaduta così per caso. È ovvio che gli incidenti sul lavoro accadono, non c'è sempre una responsabilità, ma sono delle eccezioni, c'è sempre un motivo, e chiamarle morti bianche in qualche modo un alleggerirsi la coscienza. E lo dico anche, poi mi taccio perché non vorrei parlare troppo in questa introduzione, secondo me è un esame di coscienza che, oltre che le istituzioni, la politica, chi deve vigilare, le imprese soprattutto, ma gli stessi lavoratori, perché comunque anche il lavoratore deve essere attento, no? Ma non deve essere il primo ad essere attento, perché anche questo è un altro luogo comune, come dire se l'è cercata il lavoratore. Non si è messo la cintura di sicurezza, l'elmetto, non ha rispettato le regolette del manuale. Mentre sappiamo che magari quella cintura e quell'elmetto non c'è nell'azienda, o magari l'azienda di logistica ti chiede di non sul muletto di non usare i sistemi di sicurezza e i freni perché ti devi sbrigare a mantenere il ritmo di scatolamento, di trasferimento degli scatoloni, dei colli. Questo esame di coscienza che ci deve riguardare tutti, perché noi rappresentiamo, secondo me, una sorta di conflitto di interessi, perché noi siamo consumatori e lavoratori nello stesso tempo, per cui soprattutto in questa economia moderna che è stata la gig economy, no? L'economia dell'algoritmo, noi ci sentiamo appagati e contenti quando magari abbiamo risparmiato perché ci hanno portato un libro, una cena direttamente a casa, oppure online abbiamo fatto un acquisto e quindi abbiamo risparmiato. E in quel momento guadagniamo, risparmiamo come consumatori, ma nello stesso momento, ed ecco il conflitto di interessi, paghiamo come lavoratori, perché dietro quel risparmio c'è un risparmio sulla dignità del lavoro, sulla protezione, sulla sicurezza del lavoro che paga qualche lavoratore. È così, volevo però farti parlare un po' più della struttura del tuo libro, no? L'aver scelto di mettere in fila delle storie personali e dei vuoti, di raccontare i vuoti che hanno lasciato coloro che sono morti mentre si guadagnavano da vivere. Sì. Anche questo è stata una decisione. Allora, questo libro nasce da un'idea e che è anche un impegno che Repubblica e io in particolare ci siamo presi circa un anno fa sulla piattaforma online di Repubblica, appunto quasi ogni giorno, visti questi ritmi terrificanti di questa emergenza, raccontiamo la vita, non la morte dei caduti del lavoro. Perché la vita? Perché la morte viene in questi racconti, come vedrete, viene accennato naturalmente dove accade, come accade, in che tipo di lavoro, di attività. Ma quello rientra un po' nella cronaca, no? Certo. Questo viene quando accendiamo i riflettori, noi raccontiamo sui giornali, in televisione, dove è accaduto, l'inchiesta, le responsabilità, non le responsabilità. Certo. E quindi si fa una seconda violenza alle vittime del lavoro, così come la si fa tenendo spenti i riflettori negli altri momenti, anche quando si accendono si trasformano in numeri, in statistiche, in casi giudiziari, e scompare ulteriormente chi è scomparso purtroppo nella vita dei loro. Gli articoli contengono, no? Ci dirà di più l'autopsia, il magistrato indaga, vedremo le colpe, però tutto diventa una nebulosa attraverso cui la verità di quello che succede non si vede. Esatto, ma soprattutto viene dimenticato il vuoto immenso, gigantesco che ognuna di queste morti lascia
in famiglie, ambienti. Su questo, scusami Marco, volevo interrompere, che mi piaceva far sentire un brevissimo intervento che ha fatto oggi il Presidente della Repubblica Mattarella a Udine, nella scuola frequentata da Lorenzo Parelli, che anche fu un caso che la, diciamo, che la stampa e i media seguirono molto, perché morì all'interno di uno stagio, quindi lì la frase "non si può morire così" venne anche ancora di più amplificata. Però Mattarella tocca il punto che tu dici, il dolore che lascia, che non è cancellabile. Sentiamo. Io sono qui anzitutto per esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione all'immenso e insanabile dolore dei genitori, della sorella, degli amici e compagni di Lorenzo. È una ferita profonda che interroga l'intera comunità, a cominciare da quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e dagli insegnanti del suo corso di formazione professionale. La natura del suo percorso formativo lo aveva portato in azienda. Mi è accaduto quel che non può accadere, quel che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. La sicurezza, i luoghi di lavoro, è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, 1° maggio, al Quirinale. Ecco, era il Presidente della Repubblica Mattarella. Mi sembra, Marco Patucchi, che insomma ha fatto uno sforzo il Presidente di trovare le parole giuste in una situazione così drammatica, no? Soprattutto dicendo: sono qui soprattutto per testimoniare la mia vicinanza a chi ha sofferto per quella morte, perché per quelli, per la famiglia, quella morte è ancora lì, ancora vive, ancora oggi. Ma rimarrà un segno indelebile e inconsolabile. Infatti, così come le parole di Mattarella, secondo me anche la postura, chiamiamola così, dell'informazione deve essere quella del memento, della richiesta costante, quotidiana, come sono quotidiane purtroppo le morti sul lavoro, di interventi normativi, di vigilanza, di nuova cultura dell'impresa e del lavoro. E questo è importante perché paradossalmente anche un libro potrebbe diventare una semplice testimonianza che, va bene, esce lì, qualcuno la legge e poi la mette nella libreria o nel cassetto. Ma questo libro, vi dicevo, nasce da un impegno che mi sono preso, che si è preso Repubblica, di farlo costantemente, quotidianamente, sul sito di Repubblica, si chiama Morire di Lavoro, questo approfondimento quotidiano, e deve essere un memento per la politica, per le istituzioni, e che non deve essere il solito memento, i primi 2 mesi morti sono diminuiti o sono aumentati di tot percentuale. Più 0,3, meno 0,46, esatto. No? Esatto, ma deve essere il racconto di che cosa, cioè in una vita, quindi una morte non si può misurare, è incommensurabile, e quindi ogni vita ha un peso insopportabile e deve essere insopportabile sulla coscienza di chi ha il dovere di intervenire in tutti i vari versanti della questione. Quindi tu hai rimesso in fila le storie delle persone, degli uomini e delle donne, dei giovani, degli vecchi, sì, che sono morti durante questo ultimo anno, no? Sì, e quanti ne hai elencati nel libro? Sono più di 150. Appunto, consideriamo che da un lato ci sono le statistiche e poi sono legate appunto soltanto alle denunce formali che arrivano all'INAIL, quindi rimangono fuori tanti altri casi del lavoro sommerso, come dicevamo, quindi è un numero anche questo approssimativo e soprattutto, però, questa è una cosa che continua. E soprattutto, ecco, ma rincorsa è impossibile, no? Perché hai chiuso il libro e nel frattempo ce ne saranno altri chissà quanti. Ma infatti io nel lavoro quotidiano che faccio uso un termine un po' brutto, no? Perché sono indietro di qualche storia, non riesco a essere. E su questo, ecco, mi piace tornare poi sul nostro ruolo dell'informazione. Finita la raccolta, messi insieme tutte queste storie fatte quest'anno, mi sono reso conto che mancavano
le storie più note, Luana D'Orazio, i tre gruisti precipitati con la gru a Torino, altra storia drammatica, ricorderete la fotografia e il selfie che si sono fatti pochi minuti prima dalla cima della gru, o i due ragazzi, appunto, uno l'ha ricordato oggi Mattarella, morti durante l'alternanza scuola-lavoro. E ho capito perché mancavano, perché, come dicevamo prima, quando i riflettori si accendono dell'informazione, allora raccontiamo tutto, raccontiamo anche le vite nel dettaglio, per giorni e giorni, ci torniamo sopra, facciamo vedere fotografie, immagini. E quindi in quel caso io, nella mia piattaforma, chiamiamola così, nella mia Spoon River, ho detto non serve che io racconti queste vite, perché tanto sono state raccontate in tutte le forme da tutte i mass media. E allora ho dovuto trovare una sorta di escamotage, chiamiamolo letterario, no, concedetemi questa parola, ma io sono un umile giornalista, e nell'ultimo capitolo, che si intitola Angeli, poi chi vorrà leggere il libro lo troverà, e qui ci sono anche Luana, i tre gruisti e i due ragazzi di cui parlavamo. E forse avrebbe dovuto trovare posto, dovrebbe trovare posto anche il povero ragazzo che è precipitato nell'ascensore della Farnesina, di cui stiamo leggendo in questi giorni, nell'ammutolimento dei familiari che sono andati a cercare di vedere il corpo giù nella tromba dell'ascensore. Ci dobbiamo fermare, scusami Marco, siamo veramente arrivati. Ti ricordo, grazie. Morire di lavoro, le storie dentro i numeri, dietro i numeri di una tragedia italiana.